Andiamoci a fare questo bike day al passo dello Stelvio. Non arriveremo mai. Per arrivare al 2007 siamo a 900. Col tempo molto bello. Tanto noi veniamo superati da chiunque e manca un bel po'. Ma questa è un po' estrosa questa persona. Questa è qua. Madonna. Passo dello Stelvio chiuso causa gara bici, che in inglese hanno scritto Cycling Day. Penso che sappiano meglio gli inglesi cosa c'è oggi che non gli italiani. Sembrano le evoluzioni dei Pokémon. Gomagoi evolve in Trafoi fra 2 km. Poi chissà cos'altro ci sarà poi. Un'altra evoluzione. 47esimo tornante, 1400 metri da salire ancora. Che bello! Già qui direi paesaggino, niente male. A Trafoi. La Coppa Cobram. Ragionier Fantocci saliva col 30, 42. Una giornata uggiosa. Dove era meglio stare a casa, davanti al camino. Eccoci a 2400 metri, mancano 365 metri e si beve e si mangia. Ultimi 10 tornanti e ci siamo. Ci sono due curve, eh? C'è l'ultimo tornante. Qua c'è il passo dello Stelvio, il disagio più completo. Eccoci, siamo al Tibet dopo una meritata sosta al bar, soprattutto una mia pausa aspettando che smettesse di piovere. Inizia a spallare un pochino, nulla di che. Perché giustamente dopo che ci siamo fatti il passo dello Stelvio, noi facciamo portage. Mi pare normale. Allora andiamo a fare questo Tibet Trail. Mi raccomando che qui dietro ci sono degli anziani, eh. Ma che vero qua. Vabbè. Ma che spettacolo è. I freni bagnati danno un casino. Oh, bello il ghiacciaio lì. Sì. Ma che bello! Questo si è fatto la casetta qua. Più bello quel ghiacciaio.
occhio, occhio. Aspetta. Ah no, giusto, giusto. No, mia... navigatore mi sta dicendo che non era qua, ma invece è giusto. Sono un pusillanime. Ecco, questo invece forse lo riesco a fare. Questo andava bene. Non me ne sono fatti in sicurezza a piedi. Attenzione, manovre trialistiche ad alto livello. Qua. Wow, grande Pablito. Oh, cocchio. Se ho paura di ribaltarmi, non lo faccio. Qua. Questo era ostico. Questo era ostico. Bella Paolo. Beh. Grande. Bella, dai, guarda qua. È figata. Di... dell'Ortles, giusto? Che questo è il ghiacciaio dell'Ortles. Ah, questo non è il ghiacciaio dell'Ortles. Boh. Thank you.
Andare qua. Sono ribaltato. Qua direi me lo faccio tranquillamente a piedi. La situazione è così scavata, io desisto. Hai Paolo? E c'è. Che minchia è successo qua? Cosa è successo qui? Attenzione, addirittura il sole inizia a uscire. Due espressi li facciamo, eh? Hop hop. La più larga. Qui vuoi imparare a fare un Ospress? Vieni allo Stelvio e mettiti a fare un Ospress male, però poi lo faccio io. Attenzione, bello questo. Ok, ci ho provato. Addormentano le mani dopo un po', cioè adesso ci ho addormentato. Mamma mia. Thank you.
cazzo. Bella. Wow. Grandissimo Paolo. Lo affronterei di così, esatto, no, scioltezza. Ma che bello qua, qui sì, cioè che buco di marmotta che c'era lì. Fischia la marmotta? C'è un marmotta, eccola, guardala. Ma che c'è sopra? Sì, è uno schifo. Ma dove va tutta sta gente, vorrei sapere. Qua paura che non mi passava il manubrio. Tipo bike park. Benvenuti a Paganella praticamente.
ramo. Sì, vabbè, ciao. Bunny hop. Non me l'aspettavo. Attenzione. A incastro? Con radice pure. Andando un po' largo. Con i gradini. Madonna. Roba se essere duro per lo scassato che è. Dai, stronza. Questa non vorrei rotolare come. Non ci sono entrato fisicamente. Non ci sono entrato. Vabbè. Prova. Sì. Mi devo allargare troppo. Vabbè, qua mi sembra abbastanza hardcore. Mi sembra una cosa abbastanza alla Loris. L'avevo quasi fatta. Vado a chiudere un po' la forcella per avere un po' più di sostegno. Vediamo se cambia qualcosa.
radice l'ho vista all'ultimo. Perché mi sembra un sentiero abbastanza lento e naso pressoso, quindi. Op, 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 op. Tutto bene? Non facciamo scherzi, eh? Qua butta troppo fuori. Qua buttava fuori. Ui, che roba. Ok. Vabbè, ciao. Ho riaperto un pochino perché effettivamente ero troppo chiuso. Sembrava di star guidando una rigida. Poco, ma qua direi di farla larga così. Ops, ci siamo. Sono sbilanciato. Io queste curve le prendo cattivo, tipo così. Non mi ribarto. Questo sembra con paura che mi ribarto. Effettivamente avere un po' più di fiducia. Eccoci di nuovo a Trafoi. Ce l'abbiamo fatta. Giro finito, si scende su asfalto a Prato allo Stelvio, purtroppo. Purtroppo su asfalto. Team Trail bellissimo. Bello, bello, bello. Uno dei più belli che ho fatto.